sapete, purtroppo l'assessore Tottanegro è deceduto qualche minuto fa. A questo punto abbiamo deciso di sospendere questa seduta e di aggiornarci a venerdì 17, quando procederemo innanzitutto alla commemorazione del povero Totò, più punti che oggi abbiamo sospeso e che hanno un'urgenza. Solo per comunicare, ma l'avrete letto anche i giornali, si vede che i funerali mi dicono che saranno domani pomeriggio alle 15 a Muro, credo che siamo tutti quanti dolorati e frastornati. Faremo le dovute considerazioni venerdì prossimo. Grazie e volevo solo ringraziare tutti voi, perché siccome insomma l'abbiamo vissuta vicino a lui questa lunga malattia, ognuno di voi è stato capace di concedere a Totò un sorriso, una considerazione. Devo dire che lui se le meritava tutte queste considerazioni, questi sorrisi, questi momenti di gentilezza che avete avuto verso di lui, e io ne sono testimone. Quindi volevo ringraziare tutti i consiglieri, perché in quest'aula l'umanità continua non solo a esserci, ma è bella e vivace, e mi fa essere orgoglioso di appartenere a questa assemblea. Grazie. Morte di Totò Negro ci addolora tutti, e non potevamo che assumere questa decisione. Totò era una persona straordinaria, sono con lui qui da moltissimi anni, è stato un bravo assessore, era un uomo politico, dialogante, e per questo è stato sempre apprezzato da tutti. E che cosa posso dire? Questo fine legislatura avvertirà molto la mancanza di Totò, non solo nella sua funzione di assessore, ma anche come uomo capace, con la sua umiltà, la sua serenità, la sua capacità politica di mediare situazioni che a volte sembravano irrisolvibili. Questo ci mancherà molto di Totò.